Al weekend dei ricercatori al Politecnico è intervenuto Massimo Gaudino, capo rappresentante della Commissione europea a Milano. Ci sono due parole chiave in questo momento per l'Europa. Sì, si parla molto di questa Europa del futuro, un'Europa che dovrebbe essere autonoma e resiliente. Cosa vuol dire? Autonoma vuol dire che dobbiamo dipendere di meno da altri paesi extraeuropei in alcuni settori strategici, che siano nel campo medico, nel campo energetico, nel campo dell'alimentazione. E resilienza vuol dire essere pronti ad assorbire degli shock, essere forti rispetto alle crisi che possono ancora arrivare. Noi sappiamo, abbiamo visto che il mondo è assolutamente imprevedibile, quindi bisogna prepararsi a possibili crisi future, che siano economiche, finanziarie, sanitarie, ambientali. Questo purtroppo non è una crisi futura, ma una crisi già ben presente. A proposito d'ambiente, negli ultimi anni l'Europa ha messo in campo delle strategie per contrastare il cambiamento climatico. Sì, c'è una strategia forte di lotta al cambiamento climatico che è al tempo stesso un piano di crescita sostenibile anche dal punto di vista economico e sociale. Si chiama Green Deal europeo. Si tratta di investire nelle nuove tecnologie, ridurre le emissioni di CO2, piantare nuovi alberi, 3 miliardi di nuovi alberi di qui al 2030, ridurre le emissioni del 55% sempre entro il 2030, investire molto sulle energie rinnovabili e sulle nuove forme di energia, economia circolare, quindi diminuire e minimizzare i rifiuti e riciclare le materie usate o le materie prime, e tutta una serie di azioni che dovrebbero rendere le nostre città, i nostri territori, le nostre acque, i nostri mari più sostenibili e che l'ambiente possa continuare a essere protetto per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.